No, ma il mister ci ha detto già tante cose, poi è stato magnifico alle 12 e un quarto, anzi non alle 11 e un quarto, così giocavamo un po' prima, quando ci ha fatto vedere uno spezzone di un film, non dico quale, e comunque ci ha dato una carica incredibile e con lo spezzone lì voleva già dire tutto. È come se ce l'avesse detto lui. In un attimo ho visto il mister Al Pacino. Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Facciamolo. Io però non posso farlo per voi. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. È vero, hai ragione. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capite, no? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Allora, vai, coach, che cosa volete fare? Marazzino, ne ha fatte così tante, se vivo un piccolo aiuto oggi ci sono riuscito io. È stata una partita che ci ha tenuto tutti molto in tensione. Una parola per tutti i giocatori, perché sono stati tutti straordinari, compreso l'allenatore. E poi giustamente quello che ha sofferto di più è forse quello che ci darà la maggior gioia, Dino Fava. E credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi di avergli sempre dato fiducia e siamo anche molto felici che lui ce la sia sempre meritata. Sì, sì, il pubblico è stato magnifico perché gli ha dato molto onore, questo mi fa piacere perché è un ragazzo tranquillissimo. Altri attaccanti non so cosa avrebbero fatto a 0 gol in 40 partite. Ringraziare tutti i tifosi bolognesi che sono venuti qua, sono stati tantissimi, pieni di entusiasmo. Siamo tutti belli, ancora concentrati. Dobbiamo fare ancora un salto avanti, che è quello contro il Pisa, la Bologna. Insomma, quei 90 minuti saranno una partita molto nervosa, lo sappiamo benissimo, e l'affronteremo come questa, né più né meno, perché non abbiamo ancora raggiunto il traguardo. Siamo un passo dalla Serie A, però dobbiamo ancora farlo. Dobbiamo soffrire fino alla fine e speriamo che di soffrire in questo modo, che è ancora più bello.
noi abbiamo ancora tanto entusiasmo da mettere in campo e quindi ci vediamo tutti domenica.